Hello Freaks! Oggi vi racconto la storia di Shrien e Annie Dewani, una coppia che apparentemente aveva tutto. Amore affiatato e una vita avvolta nel lusso proprio grazie alle benestanti famiglie di origine indiana. Sognando di consolidare il loro legame, decidono di vivere un'avventura incontaminata, una luna di miele in Africa. Ma fate attenzione, perché da quel viaggio esotico e promettente, uno di loro non farà mai più ritorno a casa. Perché? Che cosa è successo? Beh, se siete curiosi di scoprirlo, spegnete le luci, mettetevi comodi, iscrivetevi al canale e iniziamo! Per narrare al meglio il caso di oggi, è essenziale conoscere i protagonisti di questa tragica vicenda e soprattutto cercare di capire come hanno raggiunto il punto di non ritorno. Oggi ci focalizzeremo su di loro, esplorando un intreccio di fortuna, tradizione e destino. Ma cominciamo da lei, Annie Indocia. Annie è una donna fortunata, cresciuta in seno a una famiglia benestante, grazie a suo padre, Vinod Indocia. Discendente di un prospero commerciante che, durante la giovinezza, aveva lasciato lo stato indiano del Gujarat per crescere in Uganda. In seguito, per ragioni politiche, la famiglia Indocia emigrò in Svizzera, dove prosperò ulteriormente. Il signor Vinod, padre di Annie, avviò un'impresa di grandissimo successo, mantenendo vive le tradizioni indiane in quella famiglia. Annie dunque è cresciuta in un ambiente molto florido, godendo di tutti i benefici derivanti dal loro benessere economico. Ora, a 25 anni, Annie è una giovane donna, brillante, vivace e dotata soprattutto di una bellezza singolare, sebbene un po' viziata del padre. Ciò che però non le impedisce di essere proattiva. Dopo la laurea decide di trasferirsi a Stoccolma per lavorare nel settore del marketing presso il produttore di telefoni cellulari Ericsson. E la sua carriera sembra essere in rapida ascesa. Mira la perfezione in ogni aspetto della sua vita. Irrispettosa delle sue tradizioni, desidera un matrimonio combinato come da usanza indiana. In questo periodo Annie viaggia frequentemente, fermandosi spesso a Londra, dimorando in abitazioni di parenti e trascorrendo il fine settimana tra shopping e eventi sociali. Ed è qui che una delle sue zie conosce l'ideale pretendente per lei, Shrien Dewani, conosciuto durante feste mondane. Dopo un incontro informale organizzato dalla zia, la connessione tra Annie e Shrien sembra istantanea. E nel settembre del 2009 hanno il loro primo appuntamento ufficiale, assistendo ad uno spettacolo de Il Re Leone nel West End di Londra. Dopo un altro incontro, Annie è convinta che lui sia l'uomo giusto, l'uomo della sua vita. Chi è questo principe azzurro? Le loro storie sembrano essere sorprendentemente parallele. Anch'egli infatti proviene da una famiglia indiana che, come quella di Annie, era emigrata dall'Uganda, stabilendosi però in Inghilterra. Suo padre, dopo aver studiato farmacologia, ha inaugurato una farmacia a Bristol e successivamente una casa di cura. Questa struttura si è poi evoluta in una catena di strutture sanitarie dedicate agli anziani. Shrien, formandosi in una prestigiosa scuola preparatoria a Bristol, ha successivamente intrapreso studi di contabilità all'Università di Manchester. Dopo la laurea ha deciso di dedicare alcuni mesi ad insegnare inglese e matematica all'Accra, in Ghana. Poi il richiamo della grande città. E decide così di trasferirsi a Londra per lavorare in un'importante società di contabilità. Ma questo lavoro non durò molto. Nel giro di un anno, infatti, Shrien decide di tornare alle sue radici, aiutando nella gestione dell'impresa familiare in forte espansione. Shrien è un giovane estroverso e carismatico, con una posizione economica persino superiore a quella di Annie. Alcuni potrebbero descriverlo come un esibizionista,
quasi ossessionato dal proprio lusso. Ma chi lo conosce veramente? Sa che dietro quella maschera di opulenza in realtà si nasconde un uomo generoso, gentile e dotato di un sottile senso dell'umorismo. Ed è proprio questa essenza, questa scintilla tra i due, che Annie adora. I due si completano, ridono insieme, si divertono a dismisura. Non passa molto tempo prima che Annie sia completamente rapita da quest'uomo. Annie decide quindi di lasciare il suo lavoro a Stoccolma e di trasferirsi a Luton, a pochi passi dalla metropoli londinese. Nel rispetto delle tradizioni, i genitori di entrambi si incontrano per discutere del futuro dei giovani innamorati. Nonostante però la famiglia di Shrien sia nettamente più abbiente, creando qualche imbarazzo iniziale per il signor Vinod, i Dewani si mostrano caldi e accoglienti, garantendo un clima sereno e familiare. E così, quel giorno, le famiglie danno la loro benedizione a quest'unione. L'amore tra i due è tangibile. In un romantico gesto, Shrien porta Annie a Parigi e in un ristorante di lusso le fa la famosa proposta di matrimonio, presentandole uno splendido anello di fidanzamento con un diamante da $40,000. Il matrimonio è una celebrazione di pura magnificenza, esattamente come Annie lo aveva sognato. Ma c'è qualcosa nell'aria, un presagio. Mentre parla con sua sorella delle loro imminenti nozze, Annie elusiva sulla destinazione della luna di miele. Si limita soltanto a promettere che sarà un viaggio speciale. Dopo un affettuoso abbraccio, le assicura che la chiamerà al suo ritorno. Ma ciò che nessuno poteva prevedere è che Annie, da quel viaggio, non sarebbe mai più ritornata. Immergiamoci in un altro momento cruciale di questa storia. Siamo nel cuore della notte, precisamente le 23:30 di quel fatale sabato 13 novembre 2010. Ci troviamo in Africa, nell'inquietante labirinto di Kaye Licha, un angolo degli squali di bassi fondi della città del Capo, dove le case sembrano stare in piedi per pura magia. Di certo non è un luogo per turisti, e infatti gli estranei sono molto rari. Ma Shrien, con il viso sporco e la disperazione negli occhi, si aggira tra quelle viuzze, bussando con urgenza da una catapecchia all'altra. Solo un anziano, forse mosso dalla compassione o dalla curiosità, decide di aprirgli la porta. Shrien, ansimante e con le parole che quasi gli si spezzano in gola, chiede se in quel luogo remoto c'è un telefono per chiamare la polizia. E l'uomo, comprensivo, gli offre l'auspicato aiuto. Quando le autorità arrivano sul posto, Shrien, ancora sotto shock, tenta di spiegare bene o male la situazione. E con voce tremante racconta di come lui e la sua neosposa, ovvero Annie, solo 3 settimane prima, avessero scelto la città del Capo per il loro viaggio di nozze. Ma la loro decisione di prendere un autista per il tour notturno di quei pericolosi bassi fondi lascia però gli agenti un po' perplessi. Una coppia in viaggio di nozze, che per di più alloggia in un lussuoso hotel sul lungomare da $500 a notte, perché avrebbe voluto avventurarsi in un tale luogo di notte? Ma il racconto ovviamente non si ferma qui. Shrien infatti prosegue, descrivendo come, all'improvviso, la loro auto fosse stata bloccata e presa d'assalto da 2 individui armati. L'autista è stato cacciato e lui e Annie sono stati trattenuti in ostaggio, costretti a viaggiare per tutta la notte nel terrore più totale. E quando la storia raggiunge il suo picco più drammatico, Shrien racconta di essere stato gettato fuori dall'auto mentre i rapitori sparivano nel cuore della notte con sua moglie Annie ancora a bordo. Gli agenti, forse mossi dalla gravità della situazione, scortano Shrien in un luogo sicuro e immediatamente inizia una massiccia ricerca nei bassi fondi. Ma è solo all'alba del giorno seguente che una telefonata cambierà il corso degli eventi. Una chiamata da Elita Park, un altro quartiere di Kaye Licha, sta per svelare un altro capitolo di questo mistero. Da una tranquilla area residenziale arriva una telefonata che raggela il sangue. Un minivan grigio, più in particolarmente una Volkswagen Sharan, è rimasto immobile, come un fantasma per tutta la notte, posizionato in modo sospetto lungo la strada desolata, ai margini di un campo invaso dalle erbacce. Non passa molto tempo, e poco dopo le 8 del mattino,
Gli agenti della polizia si ritrovano davanti a questo veicolo sinistro. Con mano ferma ma trepidante, un agente decide di aprire la portiera posteriore e quello che vede lo fa sobbalzare. Il corpo senza vita di una giovane donna, in una pozza di sangue. Colpito una sola volta, a bruciapelo, al collo. Il proiettile è stato sparato da una pistola calibro 9 e ha lasciato la sua sinistra testimonianza, restando conficcato nel sedile. La morte di Annie si mostra in tutta la sua crudeltà e realtà. La scena, per quanto macabra, rivela una pista cruciale. Un dettaglio che potrebbe essere la chiave di tutto questo. Un'impronta digitale lasciata sul paraurti sinistro. Senza esitazione, ovviamente, gli investigatori si affrettano per rilevarla e analizzarla. E ciò che scoprono potrebbe portare una svolta. L'impronta corrisponde a quella di Xolil Mgeni, un uomo di 26 anni con un passato molto scuro. Già in passato era finito nei guai con la legge e anche se poi era stato rilasciato, le sue impronte digitali ovviamente erano rimaste registrate all'interno del sistema. Gli agenti quindi decidono di dirigersi velocemente verso l'abitazione di questo Xolil. Lo ritrovano in uno scenario alquanto sorprendente. È a letto, dopo una notte di festa, con un uomo e due donne. Senza dare spazio a esitazioni o sorprese, decidono di tirarlo fuori dal letto e di portarlo in custodia. Ma questo non è tutto. All'interno della sua abitazione, infatti, nascosto come un segreto tra il materasso e la struttura del letto, viene rinvenuto un cellulare. Alla domanda su chi fosse il proprietario, Xolil rivela un dettaglio sconvolgente. Appartiene a Zola Tongo, l'autista che aveva accompagnato Shrien e Annie quella fatidica sera e che a quanto pare aveva legami più scuri di quanto si potesse immaginare. Zola Tongo è un uomo dal fisico imponente e dalla faccia paffuta, che con i suoi modi accattivanti potrebbe facilmente trarvi in inganno. Questo 31enne, che un tempo forniva consulenze assicurative e ispezionava edifici, ora guida limousine per una compagnia turistica della zona. Nonostante il nuovo lavoro, il peso delle responsabilità, ovvero una madre addetta alle pulizie, una giovane sorella di 14 anni, una moglie e ben 5 figli, grava pesantemente sulle sue spalle. La necessità lo ha quindi spinto a sfruttare ogni momento libero, diventando un freelance con il minivan aziendale. Ma proprio questo suo lavoro supplementare lo ha condotto all'aeroporto in un giorno che avrebbe cambiato tutto. Il giorno dell'arrivo di una coppia di novelli sposi, pronti per una luna di miele da favola. Chi avrebbe immaginato le sorprese che li attendevano? Il destino, quindi, fa sì che i percorsi di Tongo e degli sposi si incrocino quel giorno. In un batter d'occhio, quindi, nasce un'amicizia e Tongo diventa quasi un'ombra affidata per la coppia. Quindi immaginatevi la scena. È quasi sera. Le lancette dell'orologio segnano le 19:30, quando Tongo si presenta al loro hotel. I giovani sposi, quindi, ansiosi di scoprire i sapori locali, si accomodano sul sedile posteriore del minivan. Tongo, conoscendo molto bene la zona, decide di condurli in uno dei ristoranti più rinomati del capo occidentale. Ma mentre si avvicinano, l'atmosfera cambia. Shrien e Annie sembrano non essere più in vena per una cena opulenta. Desiderano qualcosa di più leggero, di più informale. Tongo suggerisce un cambio di rotta, un ristorante alla moda, famoso per i suoi piatti asiatici. Quando le lancette dell'orologio segnano le 21:15, Tongo lascia l'autostrada, guidando lungo una strada laterale che serpeggia tra le pianure paludose, dirigendosi verso la costa. L'atmosfera è leggera e la serata trascorre piacevolmente per la coppia. Ma come in ogni buona storia, nulla è come sembra. Alle 22:15, Shrien e Annie salgono sul furgone di Tongo. Ma mentre le luci della città si avvicinano, Annie, forse spinta da un senso di avventura, propone di cambiare rotta. Vuole vedere la vera Africa. Ignara del pericolo che questo capriccio potrebbe costarle, Tongo, forse troppo accomodante, obbedisce. Alla Borchard Quarry Road, proprio prima dell'ingresso dall'aeroporto, il destino prende una svolta inaspettata. Il minivan si mette su Klimfontein Road e poi svolta a destra.
fermandosi a un incrocio vicino a una chiesa apostolica e una scuola elementare. Shrien, con gli occhi spalancati, vede un uomo che martella furiosamente il parabrezza con una pistola. Il suo cuore batte all'impazzata, sentendo i colpi potenti che minacciano di frantumare il vetro. E poi il caos. Un uomo sposta con forza Tongo, prendendo il controllo del suo veicolo. Poi un secondo aggressore, armato anch'esso, si unisce a loro sul sedile posteriore. Mentre il minivan si allontana a tutta velocità, Shrien, tramortito, ricorda che ad un certo punto si sarebbero fermati ad una stazione di servizio. Qui, i malintenzionati costringono Tongo a scendere dal suo proprio veicolo. Il viaggio prosegue, con i criminali che si addentrano sempre di più nell'ombra della città del capo. Dopo un'eternità, ma in realtà soltanto 7 minuti, svolta a Cagliliccia, e poi dopo altri 10 interminabili minuti, il veicolo si ferma bruscamente. Wozzeck, Wozzeck, esci, esci, urlano con voce minacciosa. Disperati, i giovani sposi supplicano di rimanere insieme, ma con una freddezza glaciale. I criminali puntano una pistola allo sposo, costringendolo a uscire da quel veicolo. E così, in quella notte fonda, il minivan si allontana, portando con sé la giovane Annie. La notizia scoppia come una bomba, rimbalzando da un capo all'altro del mondo. Siamo di fronte al sequestro e al brutale omicidio di individui estremamente facoltosi. Il dolore è tangibile nei volti dei familiari di Annie, ma anche in quella di Shrien. E immaginatevi per un secondo la scena. I padri degli sposi, in mezzo all'aeroporto di Città del Capo, che si abbracciano e piangono, cercando un minimo di conforto l'uno nell'altro. Nel tempo trascorso insieme, il legame tra Vinod e la famiglia di Wani si è fatto sempre più forte. E nonostante le apprensioni iniziali di Annie, che temeva che i suoi genitori potessero criticare Shrien per non essere il suo primo amore, l'affetto tra le due famiglie è risultato indissolubile. Ma questo rende l'attuale tragedia ancora più pesante da sopportare. E nel mezzo di questo tumulto emotivo, diplomatici delle ambasciate svedese e britannica, con la collaborazione della polizia, fanno da scudo e guida ai devastati genitori. Ma c'è una nota stonata in tutto questo. Vinod, il giorno seguente, esprime il desiderio di vedere il corpo della figlia. Ma Shrien lo dissuade, dicendo che non era il momento giusto. Questa resistenza colpisce Vinod, perché era stato freddo in quelle sue parole. E mentre Shrien sembra immerso nel suo portatile, organizzando il funerale e comunicando con i suoi cari, emerge un dettaglio che sembra non avere senso. Al posto di unirsi a Vinod nella dolorosa visita all'obitorio, Shrien decide di curare il suo aspetto, tagliando i capelli e acquistando un nuovo vestito. Questo non suona un po' come un comportamento strano? Il dolore e la confusione continuano quando, il giorno seguente, tornano a Bristol per preparare il funerale. Ma a Città del Capo, la tensione è palpabile. Gli agenti di polizia sono sulle tracce del loro primo sospettato, Xolil. Che cosa sa veramente quest'uomo? E soprattutto, quale ruolo ha avuto Tongo in tutto ciò? La storia che emerge potrebbe portare all'arresto di 3 individui, ma possiamo davvero fidarci di ciò che ci viene raccontato? Fin dall'inizio, i detective si sono fatti una domanda assillante. L'incidente poteva realmente essere solo un comune furto d'auto andato male? Che cosa ha portato gli sposi a scegliere Tongo piuttosto che il servizio auto dell'hotel? E soprattutto, chi gli avrebbe mai consigliati di avventurarsi nei bassi fondi di Città del Capo al calar del sole per lo più? Anche un turista poco avveduto avrebbe capito l'enorme rischio di tale decisione, ma loro hanno deciso di farlo quella sera. Ma ecco finalmente una svolta. Xolil, l'uomo trovato con il telefono di Tongo, ammette senza esitazione il suo coinvolgimento nell'omicidio, però rivela un dettaglio sconvolgente. Lui, quella sera, non era solo. E parla di un complice. Si chiama Mawewe. La polizia quindi si lancia sulle sue tracce guidata da Xolil, ma quando le piste si rivelano fredde, decidono di fare pressione su Xolil. Mentre alcuni investigatori intensificano questo interrogatorio, altri persistono con la ricerca. E alla fine la determinazione paga. 2 giorni dopo,
la verità emerge. Mawewe, il cui vero nome è Mzima Wandoda Lennox Kwabe, e mi scuso se la pronuncia non è delle migliori, quindi chiamiamolo soltanto Kwabe, è un giovane dal viso angelico di 26 anni, vicino di casa di Xolil. Non appena viene arrestato, anche lui confessa, rivelando dettagli ancora più inquietanti sull'accaduto. Mentre la triste realtà si fa strada, una sala da concerto di Londra si riempie di persone in lutto per la cerimonia funebre di Annie. E in questo clima di dolore, una notizia bomba. Un mandato d'arresto viene emesso per Tongo. E in un baleno il cerchio si chiude. L'autista e i due presunti sequestratori sono ora nelle mani della giustizia. Il 22 novembre Tongo viene presentato al pubblico. Il suo volto però è nascosto da un lenzuolo bianco. Circola la voce che possa patteggiare, forse, offrendo informazioni chiave in cambio di una condanna un po' più mite. Mentre gli eventi si susseguono, Shireen si ritrova sotto i riflettori dei media. Ma c'è qualcosa nell'aria, un'ombra che cresce, un presagio che sembra essere sempre più inquietante. Dalla periferia della storia emerge una voce discordante, ovvero la madre anziana di Shireen, che fin dall'inizio aveva sostenuto che il racconto del figlio non collimava con la realtà. Sebbene fosse l'unica in famiglia a nutrire dubbi, le interviste rilasciate da Shireen mostrano evidenti segni di contraddizioni, in effetti. Di intervista a intervista, le sue parole sembrano incrociarsi e contraddirsi. E quando anche la polizia africana inizia a manifestare dubbi, i parenti non possono più rimanere indifferenti. Adesso anche loro iniziano a nutrire sospetti. Shireen sembra essersi cacciato in un labirinto dal quale fatica ad uscire. Poi, una mattina che cambierà tutto. È il 7 dicembre e Tongo è condotto all'alta corte del Capo Occidentale. Vinod sta tra la folla, insieme ad altri spettatori ansiosi di far sapere la verità. I fotoreporter si accalcano, pronti a catturare ogni momento. Alle 9 in punto, Tongo emerge e un'esplosione di flash lo illumina. Il pubblico ministero aveva avvertito Vinod di prepararsi ad una svolta scioccante, e quel momento è finalmente giunto. Con una solennità glaciale, il giudice, tenendo in mano una confessione firmata da Tongo, pronuncia le parole che scuotono l'intera aula. Quel che sembrava essere un tragico sequestro, in realtà, era un elaborato inganno. Shireen Dewani e Zola Tongo avevano complottato nell'ombra, celando un segreto inconfessabile. La giovane Annie non è stata vittima di un tragico destino, ma è stata uccisa su ordine dal suo stesso marito. Come siamo arrivati a questo punto? Che cosa avrebbe spinto Shireen ad architettare una trama così sinistra contro sua moglie? Per capire tutto questo, è necessario tornare indietro, a quel fatidico giorno. Secondo la confessione di Tongo, tutto ebbe inizio il giorno in cui avevano incrociato i loro destini. Poco dopo averli trasportati dall'aeroporto all'hotel, Shireen aveva trattenuto Tongo, in disparte, rivelando il suo oscuro desiderio. Voleva che uno dei suoi clienti venisse eliminato. La conversazione aveva un sottofondo sinistro, e ben presto divenne chiaro che la vittima designata era la stessa donna che Shireen aveva al suo fianco. E quanto era disposto a pagare per questo nefasto atto? 15.000 rand, equivalente a circa 2.200 dollari. Tongo, da parte sua, avrebbe voluto altri 5.000 rand per reclutare gli esecutori. Il macabro piano, dal concepimento alla sua esecuzione, è stato messo in atto in soltanto 24 ore. Un lampo, se si pensa alla gravità dell'atto. E chi fu l'intermediario di Tongo? Monde Mombolombo, un receptionist dell'hotel. Tenete d'occhio lo schermo, perché vi mostrerò una lista di questi nomi. Fu Monde a presentare Tongo a Kwabe, un piccolo spettatore con una passione per la musica, che a sua volta ha chiamato in causa Xolil, un teppista noto del quartiere. Shireen e Tongo si incontrarono nuovamente in hotel per limitare i dettagli del delitto. E l'idea era chiara.
avrebbero messo in scena un sequestro. Una volta rapiti, sia Shireen che Tongo sarebbero stati liberati, incolumi, ma la povera donna non avrebbe avuto la stessa fortuna. Sabato pomeriggio, mentre il minivan attraversava le strade di Kayalicha, Tongo, Kwabe e Xulil discutevano le ultime specifiche dell'omicidio e il metodo di pagamento, ovviamente, perché senza quello non si fa nulla. Tutto era stato minuziosamente pianificato. Tongo aveva promesso di nascondere 15.000 rand nella tasca dietro il sedile del passeggero del Volkswagen, pronti per essere prelevati prima dell'agguato. Ma qual era la destinazione? Un famoso incrocio dove Kwabe e Xulil sarebbero stati in attesa. E la cena degli sposi in quel ristorante di cui avete sentito parlare prima? Beh, proprio lì, nel cuore di un tranquillo pasto, Shireen aveva trattenuto Tongo, ansioso di confermare che il temuto incontro con i due criminali fosse ancora in piedi. E tutto sembrava confermato. Poco dopo, la coppia, ignara, almeno uno dei due era ignaro, salì sul Volkswagen per il viaggio di ritorno a Città del Capo. Durante il tragitto un messaggio vibrò sul telefono di Shireen da parte di Tongo. Ricordati i soldi. Shireen, senza esitare, gli assicurò che la somma concordata era prontamente custodita in un sacchetto, nascosto dietro il sedile anteriore. L'incrocio. Quel fatidico incrocio. Al suo arrivo, Xolil si posizionò dietro al veicolo, mentre Kwabe, con un freddo sguardo, puntò la pistola dall'anteriore. La messa in scena funzionò perfettamente. Il sequestro simulato era un successo macabro. Ma aspettate, perché qui la storia si complica. Quando Xolil e Kwabe vennero presi e interrogati, un particolare cruciale emerse. Secondo Kwabe, non era stato lui, ma Xolil a brandire l'arma quella sera. E come se ciò non bastasse, l'arma fu rinvenuta nascosta nella casa di un amico di Kwabe. Ciò portò alla terribile conclusione che fosse stato Xolil il vero e proprio esecutore del crimine. Una rivelazione che lasciò l'aula del tribunale in stato di shock. La posizione di Tongo si fece ancora più intricata. Avendo stipulato un accordo con il governo provinciale, si dichiarò colpevole di omicidio, rapina aggravata e rapimento. L'uomo accettò di testimoniare contro tutti gli altri e in cambio avrebbe scontato soltanto 18 anni di reclusione, con la prospettiva di uscire dopo appena 12 anni. L'eco di questo processo risuonò rapidamente e 6 ore dopo un giudice britannico rilasciò un mandato per l'arresto di Shireen Diwani, accusato di cospirazione nell'omicidio della sua stessa moglie, Annie. La notte del 7 dicembre 2010, alle ore 22:38, le porte della stazione di polizia di Southmead a Bristol si aprono lentamente per accogliere il nostro Shireen. L'uomo si è consegnato. La mattina seguente, nell'austera alta corte di Westminster, Shireen appare come l'ombra di se stesso. È stordito, esausto, con uno sguardo vitreo, quasi spettrale. 2 giorni trascorsi dietro le sbarre e una cauzione di 250.000 sterline lo restituiscono alla libertà, ma non senza condizioni. Il suo passaporto è stato confiscato, ha un braccialetto elettronico che avvolge la sua caviglia e la casa familiare del tranquillo sobborgo di Westbury-on-Trim a Bristol. Ma qualcosa non quadra. C'è ancora un tassello mancante in questo intricato puzzle, ovvero il movente. Le prove sono lì e sono innegabili. I filmati, le testimonianze, tutto converge verso un unico e inconfutabile fatto, ovvero che Shireen aveva pagato per uccidere la moglie. Ma perché lo avrebbe fatto? Non c'erano polizze assicurative, nessun testamento, nulla che suggerisse un movente finanziario. Chi li conosceva parlava di una coppia innamorata, senza alcun segno di tensione. Quindi, è forse possibile che Shireen avesse recitato per tutto questo tempo? E se sì, perché? E quando tutto sembra confuso, un dettaglio rivoluzionario emerge dall'ombra. A dicembre, infatti, un uomo si presenta a Scotland Yard. Il suo nome è Leopold Leiser.
Un gigolo di Monaco con uno stile molto provocatorio. Sul suo sito lo si vede con indosso vestiti di pelle, un berretto da poliziotto, mentre morde un grosso sigaro. In uno dei numerosi articoli di giornale, tra le moltissime fotografie dei protagonisti di questa sua oscura storia, c'era un volto che a Leopold Leiser sembrava molto familiare. Ed era proprio quello di Shireen. Senza perdere tempo, l'uomo si recò quindi dalla polizia con una rivelazione sorprendente. Shireen era stato un suo cliente. Poco dopo, in un'intervista esclusiva, Leopold Leiser racconta di intense e ardenti sessioni intime avute con questo Shireen, tutto questo poco prima del suo matrimonio. Shireen, cercando di salvaguardare una reputazione già molto compromessa, smentisce tutto e minaccia azioni legali contro il tabloid che ha dato voce a Leopold Leiser. Ma le sorprese non finiscono qui. Un assistente politico di 53 anni rivela agli investigatori britannici di aver condiviso anche lui momenti intimi con Shireen. E dove sarebbe avvenuto tutto questo? In un club fetish gay di Londra, chiamato Hoist. Da lui emerge un ritratto di Shireen come un uomo in cerca di dominazione. La rivelazione iniziale sembra una voce isolata, ma presto giornali di spessore come il The Guardian iniziano a dare credibilità a questa storia. E proprio quando il pubblico inizia a chiedersi se ci sia un briciolo di verità in tutto questo, un testimone africano rivela parole e pensieri che Shireen avrebbe confidato. Attenzione però, perché queste parole potrebbero gettare una luce del tutto nuova su questa vicenda. Anni, dolce e incantevole com'era, non era l'unica passione di Shireen. Lui non poteva rinunciare al loro matrimonio, perché una tale decisione avrebbe portato all'ostracismo da parte della sua famiglia. In segreto, confidava di cercare una via d'uscita da quell'unione. Se Annie avesse scoperto la sua vera natura durante la luna di miele, il panico avrebbe travolto Shireen. L'immagine perfetta del matrimonio, la famiglia devota e influente nella società, tutto crollerebbe se emergesse la verità della sua omosessualità. Prima del matrimonio, però, Annie aveva avuto dei dubbi, e dei dubbi molto profondi. Aveva infatti confidato a sua sorella di aver scoperto un lato di Shireen, molto autoritario e prepotente, che la faceva sentire soffocata. La donna si era già lamentata in passato della sua ossessione per le minuzie, come rimproverarla per non lavare i vestiti sporchi e per mangiare dolci. Queste piccole cose, inizialmente, sembravano segni di stress prematrimoniale, ma in realtà erano campanelli d'allarme di ciò che stava per accadere. Nessuno avrebbe potuto immaginare la tempesta che si stava avvicinando. Ma aspettate un attimo, perché ora entra in scena un nuovo personaggio che rivoluzionerà questa intricata trama. Il 15 novembre, il giorno dopo la tragica scoperta del corpo di Annie, un giornalista freelance di nome Dan Newling entra nell'hotel degli sposi. Lo vede, Shireen, circondato da persone ben vestite. Dan si avvicina e si presenta, ma Shireen inizialmente gli gira le spalle. Ma Dan non si scoraggia. Alto, di bell'aspetto, con 7 anni di esperienza nel giornalismo d'inchiesta, sa come trattare quelle persone. E il destino ha voluto che quel giorno si trovasse lì. E dopo un'ora Shireen decide di parlare con lui. I due si siedono al bar e iniziano una profonda conversazione di circa 45 minuti. Dan, mentre ascolta, sente quella vocina da giornalista pungolare nella sua mente. C'è qualcosa che non torna. Shireen sembra genuinamente addolorato, ma Dan sa che dietro ad ogni storia c'è sempre qualcosa di più profondo. Man mano che il caso si svela, con tutti gli inaspettati colpi di scena e le rivelazioni delle settimane passate, Dan emerge come una delle figure centrali per riportare la verità. Dan però fa molto altro e si immerge nei misteri della polizia africana, scoprendo che dietro le apparenze ci sono carenze e incompetenze che non possono essere ignorate. I suoi tentativi di collaborazione con i detective del posto sono completamente vane. Ma ciò che veramente lo preoccupa sono le incongruenze della storia. Com'è possibile, si chiede, che due perfetti sconosciuti come Tongo e Shireen potessero architettare un omicidio durante una semplice conversazione?
Alcuni colleghi suggeriscono che Shrien potesse avere avuto legami con il mondo criminale. Anche se questa ipotesi rimane nell'ombra, Dan non può fare a meno che riflettere. Se fosse vero, perché Shrien non ha usato queste connessioni? E poi, soprattutto, come ha fatto durante una semplice luna di miele a incrociare proprio Tongo, un uomo apparentemente disposto a tutto? Una coincidenza incredibile, non trovate? Tongo non aveva un passato criminale, nulla che lasciasse presupporre un suo coinvolgimento in un'impresa così oscura. Ma allora, perché avrebbe dovuto accettare un'offerta così rischiosa da un completo sconosciuto? Sebbene avesse avuto bisogno di soldi, com'è possibile che abbia accettato e svolto un compito così delicato per conto di Shrien? Valeva davvero la pena rischiare l'ergastolo per una somma equivalente a meno di un mese di stipendio? In mezzo a tutte queste domande, il giornalista Dan si ritrova a riflettere su un particolare che, secondo la polizia, avrebbe potuto inchiodare Shrien. La mancanza di prove che Annie fosse stata assalita dai suoi rapitori. Quando a gennaio viene presentata la richiesta formale di estradizione di Shrien dalla Gran Bretagna, questo particolare viene utilizzato come punto chiave. Senza l'ipotesi dell'aggressione, quale altro motivo avrebbero potuto avere gli assalitori per separare Shrien da Annie? Questo dilemma ossessiona Dan. E poi, in una fredda mattina di inizio febbraio, Dan decide di andare a fondo della questione, ma non può immaginare quello che sta per scoprire. Ma dove si dirige esattamente Dan, il nostro giornalista? Beh, Dan si avventura nel quartiere di Elita Park, proprio nelle vicinanze di dove è stato ritrovato il corpo di Annie. Questo è un luogo noto per la sua pericolosità e povertà. Con un brivido lungo la schiena, parcheggia sulla stessa strada dove Annie è stata ritrovata. Poi, con determinazione, inizia a bussare da porta a porta. A soli 30 metri dal luogo del ritrovamento del minivan, una giovane gli apre. Questa è una testimone chiave. La sua voce tremolante rivela che quella mattina, tra le 7 e le 8, ha visto la polizia accorrere al veicolo. Era arrivata giusta in tempo per assistere a un momento sconvolgente. Quando un agente aprì la portiera, la testa di Annie cadde all'indietro, svelando una scena agghiacciante. Le sue gambe erano divaricate e il vestito era sollevato. Le parole di questa testimone sono pesanti e Dan, con un nodo alla gola, la interroga sulla possibilità di uno stupro. Lei ovviamente non può confermarlo, ma insinua che qualcosa di simile potrebbe essere accaduto. Dan, inarrestabile nella sua ricerca della verità, ottiene un rapporto post-mortem redatto da un patologo. Le informazioni contenute sembrano contraddire le prime dichiarazioni. Sebbene non vi siano segni evidenti di violenza sessuale, ci sono però delle misteriose impronte sulle gambe di Annie. Che cosa significano? E soprattutto, perché questa informazione non è stata resa nota fin dall'inizio? Ricordate le insidie nascoste nei meandri della polizia africana? Dan, con un occhio acuto, raccoglie i pezzi del puzzle. Kwabe e Xolil, i due presunti criminali dietro al sequestro, sono stati torturati e costretti a firmare delle confessioni. Confessioni che forse non erano il riflesso della verità. Dietro l'oscura cortina della morte di Annie, una nuova ipotesi prende forma. Forse Tongo, Xolil e Kwabe non sono gli unici artefici di questo delitto. Il 20 febbraio, le sirene di un'ambulanza risuonano nella residenza di Shrien. Ha fatto un overdose di sonniferi e ora è in condizioni molto critiche. Sul bordo del baratro si scopre che è affetto da una profonda depressione e da un disturbo da stress post-traumatico. Mentre la notizia si diffonde, tre giorni dopo, una nuova bomba mediatica esplode. Un articolo firmato dal noto giornalista Dan appare con un titolo audace. Perché credo che Shrien Diwani sia innocente. E comincia così. Non esiste giornalista che conosca il caso di Diwani come me. Così è stato per me, con un crescente senso di inquietudine e rabbia, il vedere il vedovo traumatizzato, che ho incontrato 3 mesi fa, trasformarsi agli occhi del mondo in un assassino. In base alle prove che ho visto, non solo è improbabile che abbia ucciso sua moglie, ma potrebbe essere vittima di un'ingiustizia.
pur ammettendo di non poter dire con certezza cosa sia accaduto la notte del 13 novembre, sembra altamente improbabile che qualsiasi tribunale penale, britannico o sudafricano, sarebbe d'accordo con la teoria del caso dell'accusa. Inizia quindi a emergere una verità sconcertante. Dan rivela come la credibilità dei testimoni dell'accusa sia gravemente compromessa. Tongo, considerato un pezzo chiave della vicenda, si rivela essere un bugiardo con una confessione piena di ombre. Ma che ne è degli altri testimoni? Questi hanno ottenuto l'immunità dalla punizione in cambio delle loro dichiarazioni. Dichiarazioni ottenute, secondo Dan, sotto costrizione. Nonostante queste rivelazioni, l'ombra del dubbio continua a pesare su Shrien, incriminato da prove video e messaggi compromettenti. Ma Dan propone un'interpretazione alternativa. Quella busta di denaro consegnata a Tongo, chiaramente visibile in uno dei video, potrebbe in realtà avere un'innocua spiegazione. Un semplice pagamento per un viaggio, dato che Tongo non aveva ricevuto il suo compenso il giorno successivo. Una spiegazione di questo tipo potrebbe davvero essere la prova chiave di tutto. Mentre Dan svela una verità dietro l'altra, si trova invischiato sempre di più nella rete intricata di questa storia. Una rete piena di sotterfugi, incongruenze e domande senza risposta. Il ticchettio dell'orologio segna il passare inesorabile del tempo. Ad aprile del 2011, nelle fredde stanze della clinica in cui si trova, Shrien si scontra vivacemente con un altro paziente. Questo episodio porta ad una valutazione psichiatrica che mette in luce sintomi preoccupanti. Shrien mostra segni di psicosi. Questa rivelazione porta ad un rapido trasferimento in un'unità psichiatrica e poco dopo viene internato in una struttura blindata a Bristol. Fuori dalle mura la tensione sale. Avvocati, esperti e funzionari si scontrano su un tema cruciale: l'estradizione di Shrien in Sudafrica. L'atmosfera si fa cupa quando due esperti di giustizia penale del Sudafrica delineano un quadro oscuro delle carceri locali, parlando di sovraffollamento e terribili violenze. Sottolineano un fatto inquietante. Per Shrien, finire lì significherebbe affrontare pericoli mortali. E quando tutto sembra precipitare, alla fine di settembre, il ministro degli interni britannico decreta l'estradizione di Shrien. Una mossa temeraria che scatena però immediata resistenza. I legali di Shrien non perdono tempo e presentano un ricorso. 6 mesi più tardi, un giudice britannico interviene, bloccando temporaneamente l'ordine di estradizione. Le motivazioni in realtà sono chiare. La mente e l'animo di Shrien sono segnati da una rara e devastante combinazione di disturbi. Estradarlo, secondo il giudice, potrebbe mettere a serio rischio la sua vita. Una nuova ondata di polemiche scuote il caso e riporta tutti sotto i riflettori del tribunale. Tongo, Xolil e Kwabe tornano in aula e con loro emergono nuove contraddizioni. Un crescendo di tensione si avverte quando una delle prove cardine contro Shrien, misteriosi messaggi di testo, comincia a sfumare nel nulla. In una svolta inaspettata, in piena aula, la polizia è costretta a fare una confessione sconcertante. Nonostante avessero dati elettronici che suggerivano che Tongo avesse inviato ben 7 messaggi all'imputato, ovvero Shrien, i messaggi effettivi non erano mai stati recuperati. Erano svaniti nel nulla, cancellati da chissà chi, forse Tongo o forse da Xolil. Non ci sono più prove concrete contro Shrien oramai. A questo punto le parole del giornalista Dan risuonano come un eco più forte, forse troppo ignorate. Proprio lui, che aveva fiutato qualcosa di losco fin dall'inizio, ora dipinge un quadro completamente diverso della vicenda. E mentre l'attenzione si concentra su di lui, Dan si fa portavoce della verità nascosta. Ecco cosa emerge. Tongo, vedendo gli sposini all'aeroporto, aveva pianificato di sfruttare la loro vulnerabilità. La trappola era stata architettata. Un falso sequestro per spogliare la coppia dei loro beni. Ma in un vortice di eventi incontrollati, Xolil e Kwabe avrebbero perso il controllo, culminando quindi all'omicidio di Annie. Tongo, per salvare la pelle,
avrebbe buttato tutte le colpe su Shrien. La polizia, ansiosa di etichettare l'omicidio come atto di un turista straniero, avrebbe abbracciato la storia di Tongo, forse addirittura plasmandola. Quindi, mentre il racconto si srotola, la verità che emerge è intricata, contorta e assolutamente sconcertante. Dopo una serie di rivelazioni, verità distorte e tensioni elevate, ci ritroviamo in un'aula di tribunale londinese. Vinod, il cuore pesante e lo sguardo carico di dolore, ascolta le parole dell'avvocato di Shrien, che descrive la desolata esistenza del suo cliente. Shrien non è più quello di una volta. È diventato un eco di se stesso. Trascorre ore intere davanti ai videogiochi all'interno di un camper trasformato in sala giochi, parcheggiato nel cortile della Fromside Clinic a Bristol. La sua mente è inesorabilmente assediata dai ricordi dell'omicidio della moglie. Il giudice distrettuale, in un tentativo di risanamento, decide di trasferirlo in un istituto psichiatrico con un'atmosfera più leggera e serena, a sua detta. Poi, in un ulteriore colpo di scena, rimanda la decisione sull'estradizione a luglio 2013, sospendendo il verdetto finale sul destino di Shrien. Il brillante lavoro investigativo del giornalista Dan ha gettato ombre sulle prove contro Shrien. Tutto sembra troppo ambiguo. I testimoni dubbi, le motivazioni evanescenti, le prove circostanziali. L'unico vero interrogativo che aleggia ancora sul suo nome è: perché non tornare in Africa per ripulire la sua immagine? Vinod, devastato dal dolore, risponde ad una domanda cruciale. Può ammettere che Shrien potrebbe essere innocente? E lui dice: non sto affermando che l'abbia fatto. Ma non sto nemmeno dicendo che non l'abbia fatto. Chiedo solo che ritorni in Sudafrica per fornire delle risposte chiare. Ma ad un certo punto sembra che andare avanti con questa indagine oramai non abbia più senso. Sebbene non tutti i colpevoli abbiano pagato, alcune verità, anche le più nascoste, come l'omosessualità di Shrien, sono emerse alla luce del sole. Alla fine di una lotta giuridica estenuante, Shrien è stato estradato in Africa. E in un epilogo tanto inaspettato quanto incredibile, nel dicembre 2014, l'Alta Corte del Capo Occidentale decide di assolverlo. Così si chiude il misterioso capitolo dell'omicidio della luna di miele. Ed eccoci giunti alla fine di questa intricatissima storia. Io non so veramente cosa pensare di questo caso e sono curiosa di conoscere anche le vostre opinioni. Penso che la storia abbia colpito tutti voi quanto abbia colpito me. E se avete dei dubbi, delle teorie o semplicemente volete condividere le vostre emozioni, beh, scrivetelo qui sotto nei commenti. Secondo voi, Shrien è responsabile o meno dell'omicidio della moglie? E prendetevi un po' di tempo per riflettere. Io come sempre vi ringrazio per aver guardato questo video, vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e soprattutto se avete voglia di farlo e a mettere un piccolo mi piace se il video vi è piaciuto e vi dico alla prossima. Chiudete bene le porte e fate attenzione al vostro entourage. Tra di loro potrebbe in effetti nascondersi il vostro futuro assassino. Buona vita.